Buongiorno mondo. Allora, oggi un video di cui sono molto felice, nel senso che ho potuto vivere un'esperienza bellissima ieri, e voglio condividerla con voi, perché sì, perché non so come mai io abbia avuto questa opportunità in particolare, però ci tengo a condividerla con voi. Non sono stata obbligata a parlarne, ma voglio assolutamente parlarvi di questa realtà, perché probabilmente non molti ne sono a conoscenza, come non ne ero a conoscenza io, e quindi ci tengo assolutamente a spendere due parole in merito a questa azienda, un'azienda familiare nata appunto come azienda, proprio un'attività di famiglia, nata tra l'altro nel lontano 1924, quindi non stiamo parlando dell'altro ieri. Un'azienda che oggi lavora come terzista per tante altre aziende, a livello farmaceutico, quindi parliamo di principalmente dermocosmesi, però è un'azienda che ho scoperto avere anche delle proprie linee, e sono su queste, che vorrei focalizzare un attimino l'attenzione. L'azienda in questione si chiama Calis, la mostro. L'azienda è Calis. Come ho scoperto Calis? L'ho scoperta grazie a Lettere di Profumo, un piccolo brand di profumeria artistica che potete trovare in specifiche farmacie, di cui abbiamo già parlato sul profilo, quindi vi rimando eventualmente al video che ho dedicato ai profumi di Lettere di Profumo. L'ho scoperta, appunto, ho acquistato un paio di profumi, poi sono entrata in contatto con Francesca che si occupa appunto del brand nello specifico. Francesca lavora a sua volta per Calis, e quindi sì, mi ha dato, non so perché, questa bellissima opportunità di andarli a trovare in sede, quindi stiamo parlando proprio dell'azienda dove si producono i prodotti, si creano e si distribuiscono. Alcuni, ripeto, verranno poi distribuiti ad altre aziende, e invece hanno proprio delle linee loro, sia di cosmesi che di profumeria, di cui ci tengo veramente a parlare. Allora, nello specifico, intanto grazie perché ieri sono stata invitata appunto a fare un giro per l'azienda e ho potuto vedere un po' com'è una realtà di quel tipo, ossia un'azienda produttrice. Mi hanno fatto fare un giro proprio bello, cioè dai laboratori dove si creano appunto dalle essenze, si fanno i test sui prodotti, sulle emulsioni, eccetera. Ho potuto vedere appunto il proprio la fabbrica, la parte di produzione, di etichettatura, di travasamento, se così si può dire, nei vari packaging, magazzini. Insomma, ho veramente fatto una full immersion all'interno di questa azienda. Quindi grazie ancora, perché hanno dedicato del tempo a me e mio marito, che poverino mi ha dovuto accompagnare, nel senso gli è piaciuto un sacco anche lui, ma me lo trascino dietro ove possibile, perché il mio senso dell'orientamento fa schifo, quindi mi ha dovuto fare da autista sostanzialmente. Comunque una disponibilità infinita, quindi grazie. E poi Francesca mi ha accompagnata anche alla farmacia, la farmacia Dalla Favera. Infatti nasce dal fondatore, che fu Giustino Dalla Favera nel 1924, quindi immaginatevi appunto l'azienda produttrice è Calis, e poi sono associati a questa farmacia dove si vendono anche i prodotti, chiaramente non solo di farmacia normale, ma anche le linee di prodotto dermocosmetiche prodotte da Calis e una linea di prodotti che si chiama DFG, appunto, che porta solo l'iniziale del nome del fondatore, 1924. E questa è la seconda, anzi, penso, cioè, è nata prima, è la prima, diciamo, linea di profumeria artistica proprio di famiglia, di cui io non avevo mai sentito parlare, che però spero dopo questo video o dopo le mille recensioni che farò riguardo avrà un pochino più di riconoscimento, perché ragazzi, io non so neanche da dove partire, ma ho sentito delle fragranze bellissime che meritano veramente molta più attenzione di quanta non abbiano al momento, e penso che la cosa dipenda dal fatto che sono ben poco distribuite, per una scelta proprio di Patrizia, che adesso vi mostro. È questa bellissima signora qua, questa
Questo invece è il marito, nonché penso il capo al momento di Calis. Quindi proprio vedete tutta un'azienda a gestione familiare. Il figlio di questa coppia è il marito di Francesca. Comunque la signora Patrizia appunto lavora in farmacia ed è colei che si occupa insieme al Naso, che è quest'altro signore che ho avuto l'immenso piacere di incrociare al volo ieri, Roberto, come si chiama? Roberto Dario, che è il naso appunto di questa linea di fragranze, insieme hanno rivisitato e rinnovato questa linea di profumi. Siamo andati a fine giro, diciamo, in azienda presso la farmacia e c'è questo piccolo angolo profumato che ho condiviso con voi nelle storie Instagram, che è di una bellezza inaudita. Cioè, immaginatevi proprio questa nicchia all'interno della farmacia, dove potete provare veramente in tutta calma tutte le fragranze di DFG, e fragranze che si presentano sotto forma di eau de toilette, eau de parfum, e poi ci sono anche i prodotti per la cura del corpo, bagnoschiuma, creme corpo profumate e anche i diffusori per ambiente. Quindi veramente una linea più che completa. Prima di passare ai profumi, ci tengo a farvi vedere, mi hanno lasciato, cosa che non do mai per scontata, quindi grazie ancora, alcuni prodotti da provare della loro linea appunto cosmetica. Prodotti con packaging essenziali che a me piacciono veramente tanto. Io ho una predilezione per packaging non particolarmente strambi, infatti molti dei pack di skincare coreana che uso io sono solitamente abbastanza easy. Da ieri sera è entrato nella mia routine questo siero che è con ectoina e bacuchiolo, che per chi ne ha idea, il bacuchiolo viene utilizzato come alternativa al retinolo, quindi alla vitamina A, come anti-age, riparatore, antiossidante, però a differenza del retinolo non ha un'azione fotosensibilizzante, quindi per carità utilizzate sempre la vostra protezione solare, però è molto più delicato sulla pelle del viso rispetto a una vitamina A che magari non a tutti va genio, nel senso proprio come tipologia di effetto di reazione sulla pelle. Siero da 30 ml, ho cominciato ad utilizzarlo da ieri sera, non vi posso chiaramente dire niente sugli effetti, ma sulla texture sì, la texture è appunto in siero ma un po' lattiginosa, vedete? Quindi non è liquidissimo, è un'emulsione cremosa ma fluida, si assorbe in una maniera incredibile, cioè veramente va massaggiato un po', ma la pelle lo risucchia, quindi non fa assolutamente spessore al di sotto della crema. Mi piace molto come texture, il che invoglia anche l'utilizzo costante. Il vasetto è in vetro, oscurato comunque. Quindi questo già è entrato a far parte della mia routine. Poi Francesca mi ha lasciato anche un olio crema detergente con mandorla e vitamina E per pelli sensibili. Chiaramente io ho la pelle chiarissima, questo è un detergente che mi ha spiegato va bene veramente per tutto, lei lo usa anche sulla pelle del viso, cosa che farò assolutamente anch'io, si può usare anche sui bimbi, cosa che io proverò a fare con Tobia. Poi vabbè, non serve neanche che ve lo dica, non contengono PEG, SLES, SLS, siliconi, oli minerali e sostanze animali, boccione da, sarà mezzo litro, esattamente mezzo litro. Questo appena finiamo il detergente che c'è in bagno lo metto subito sul lavandino per usufruirne come famiglia. Mi ha dato un tonico idratante con pesca e proteine vegetali, flacone da saranno 200 ml. Anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo, vediamo come si apre. Lo devo smontare. Vabbè, comunque. Ecco, il tonico è uno step che io non skippo mai nella routine. E per finire mi ha lasciato una crema viso, si chiama Sensi Crema Emulsione Vitamina C. Non l'avevo visto, io comunque la vitamina C ce l'ho sempre all'interno della mia skincare routine. Anche questa non vedo l'ora di utilizzarla. Mi hanno fatto un'impressione ottima questi prodotti. Comunque grazie, di questi ne parleremo però in una cosa dedicata alla skincare, mentre ora vorrei porre un attimino l'attenzione appunto su DFG come brand. Allora, io ho sentito, non dico tutte, ma molte delle fragranze appunto della linea, e poi ho potuto scegliermene uno a mio piacimento, quindi grazie ancora sia a Patrizia che Francesca. Ne ho scelto uno che è Nour e poi mi hanno omaggiato con il sample kit.
che è questo qua. Tra l'altro vi consiglio di acquistarlo perché l'esperienza merita. È un sample kit che contiene 10 fiale di profumo con questa presentazione strepitosa e costa 25 euro. Quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Io ieri sera, cioè ieri pomeriggio, tornata da Treviso per l'appunto, mi sono fermata dai miei genitori che devo andare a riprendere mio figlio e ho fatto sentire tutte le profumazioni anche a mia mamma e come vedete qua manca già una fiala perché si è innamorata di uno dei profumi, una delle eau de toilette. Le ho lasciato intanto il campione, però ho intenzione di regalarle, di acquistarle appunto il profumo vero e proprio, aiuto. Quindi sono tutte fiale da 2,5 ml, se non ricordo male, esatto. Ragazzi, veramente fatemi un favore. Provatelo, 25 euro non sono niente per questo quantitativo di sample e vi garantisco che troverete qualcosa che vi piace. Io onestamente penso che quando acquisterò il profumo per mia mamma ne acquisterò un altro ancora, che è la Fontana di Titti. Tra l'altro, credo che tutte le fragranze siano un omaggio, una dedica ad Asolo, che è appunto il paese vicino a questo che si chiama, oddio, non mi ricordo. Io con la geografia proprio zero e quindi molte delle fragranze portano dei nomi che rimandano appunto a luoghi specifici di Asolo, come anche il giardino di Freya, appunto cos'era che ho appena detto, la fontana di Titti, eccetera, 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 Cento Orizzonti. Ragazzi, provateli. Io adesso non voglio fare una review dedicata a questi profumi perché li voglio sentire anche meglio anche su pelle. Invece la fragranza che ho scelto io, tra l'altro packaging molto belli, essenziali, ma a me piacciono così. Le Eau de Toilette si chiamano Acqua Odorose, se non ricordo male. Si presentano in flaconi da 100 ml, invece gli Eau de Parfum sono da 50 ml, si presentano così, tranne due che fanno parte di una linea specifica, appunto, che hanno un pack leggermente diverso e qualitativamente sono ottimi. Anche il tappo è bello pesante, sebbene sembri un pack di quelli, sapete, un po' più easy, il tappo è super super pesante, super bello. Questa è una profumazione ambrata, all'interno contiene delle note veramente che vi fanno pensare a una fragranza abbastanza pesante. Adesso vi dico quello che ci viene riferito relativamente al profumo. Ah, tra l'altro mi hanno dato anche un dépliant con tutte le fragranze raccontate. Ecco, vi mostro anche quella che piace a mia mamma, è il Mercante di Sogni, che è questa, vedete, così si presentano poi i pack delle Eau de Toilette, e questo è un profumo con il patchouli. Mia mamma era un hippie ai tempi, quindi non poteva che piacerle il patchouli, mentre questo è Nour, viene classificato come ambrato orientale. E viene descritto così: un cuore di preziosa mirra bacia l'accordo ambrato in un abbraccio sensuale, scuro, irriducibile. Vaniglia del Madagascar danzano intorno curiose e delicate. Quello che viene dichiarato in piramide è l'arancia amaro, cannella, mirra, vaniglia bourbon, sandalo d'Australia e ambre. Allora, detta così, a me hanno fatto sentire i profumi prima ancora di dirmi che cosa contenessero, giustamente. E se avessi letto probabilmente non l'avrei, non dico neanche provato, ma non avrei mai pensato di sceglierlo perché io con la mirra e con l'ambra non ho un buon rapporto. Ecco, però se voi spruzzate questo profumo intanto percepisco del pepe io, che non è elencato in piramide, però per me c'è del pepe perché in apertura punge proprio un pochino il naso e ha proprio quell'aspetto speziato un po' asciutto che dà il pepe. Cannella sicuramente, arancio amaro assolutamente. Sentite questa parte agrumata, dolce ma un po' amarotica che si fonde però con il cuore ambrato, dolce. E poi l'ambra con la vaniglia e con la mirra creano proprio un accordo imprescindibile, cioè si fonde tutto così bene insieme da risultare fluido e non disturbarmi proprio perché non riesco ad individuare specificatamente la mirra o l'ambra, cioè stanno talmente bene insieme queste note che lo trasformano in un ambrato sicuramente orientale, però molto elegante. Non voglio dire discreto perché comunque è un profumo che si sente, però non è un profumo aggressivo o too much o troppo importante. Lo trovo veramente un profumo bello, ben fatto come tutti quelli che ho sentito. Di qua stamattina ho spruzzato la Fontana
di Titti che è bellissimo, viene definito uno scipre fiorito con un bouquet di fiori bianchi che intrecciano legni di cedro e muschi, giovane, fresco, romantico e puro. Sicuramente un'alternativa più indicata per la bella stagione, mentre Nour lo vedo bene adesso con queste temperature molto fredde. Invece nella fontana di Titi troviamo poi il lime, il gelsomino francese, la vaniglia del Madagascar e i muschi, che sono le mie note, ecco. Quindi voglio assolutamente prenderlo per avere appunto due fragranze da alternare in base alle stagioni. Quindi io adesso ho cercato di riassumere il più possibile tutta questa esperienza, chiaramente tralasciando vari dettagli perché non voglio appesantire il video, però ecco, un'azienda nata veramente tanto tempo fa, comunque a conduzione familiare, ripresa negli anni, svecchiata tra virgolette, si è adattata ai tempi, una terzista per tantissime aziende, ma al contempo trova lo spazio e il tempo da dedicare per delle linee sue, delle belle linee tra l'altro, perché veramente l'impressione che ho è che ci mettano l'anima e il cuore, specialmente in queste creazioni. Ognuno ha il suo campo, ognuno ha la sua specializzazione, diciamo, all'interno dell'azienda, ed è forse questo il punto forte, perché ognuno si prende in cura una parte ben definita di questa realtà per regalare tutto quello che si può regalare appunto a un progetto del genere. Mi sono dimenticata di dire che la signora Patrizia ha specificato che questa linea entro, si spera, un anno, comunque le tempistiche più o meno saranno quelle, verrà rivisitata a livello di packaging, probabilmente verranno tolte alcune fragranze dalla linea per alleggerirlo un po', probabilmente vi sarà un rebranding, generale per poi essere distribuito in scala maggiore, diciamo, sul territorio e anche in varie profumerie. Al momento potete acquistarle sul loro sito, che poi vi lascio qua da qualche parte, credo che il sito sia Farmacia della Pelle. Prezzi onestissimi, perché un 50 ml di Eau de Parfum costa 80 euro. Solo gli altri due profumi che vi avevo elencato, dedicati, gli Asolo Parfums, credo venissero 110, e poi le due toilette da 100 ml a 75 euro. Quindi parliamo veramente di prezzi accessibilissimi. Ecco, quando saranno rivisitati un po' tutti, saranno anche disponibili su scala più ampia sul territorio, però per il momento sono comunque tranquillamente acquistabili e il fatto che vi sia il sample kit da acquistare gioca chiaramente tantissimo a loro favore. Ecco, quindi io devo dire ancora grazie per avermi concesso di vivere questa esperienza, grazie per gli splendidi omaggi e grazie anche proprio per l'affetto dimostratomi, anche se sono persone che io non ho mai visto in vita mia, ma sono state veramente di un calore unico. E quindi io spero di avere seminato un attimino la curiosità nei confronti almeno dei loro brand, e sicuramente riparleremo di questa linea di lettere di profumo. Chiaramente ne abbiamo già parlato, se vi saranno novità ne riparleremo, però ragazzi, qua al momento parliamo di fragranze che vanno sentite, e chiaramente se vi interessa riparleremo anche di tutta la linea skincare. Quindi questo è quanto per il video di oggi, che è stato lunghissimo. Io vi mando un caloroso abbraccio, un bacio, un saluto e alla prossima. Ciao.